Avete mai sentito parlare di Baba Vanga, la veggente che con le sue profezie ha predetto alcuni degli eventi più significativi del nostro tempo? E se vi dicessi che le profezie di Baba Vanga potrebbero avere un impatto diretto sull'Europa di oggi? Cosa aveva previsto Baba Vanga per questo continente? Nel nostro video di oggi, esploreremo le inquietanti profezie di Baba Vanga chiedendoci proprio questo. La caduta dell'Europa è già iniziata? Iniziamo capendo chi è stata Baba Vanga e in che modo acquisì poteri di chiaroveggenza. Baba Vanga, nata in una regione precedentemente parte dell'Impero Ottomano e ora situata nella Macedonia del Nord, ha vissuto una vita straordinaria. Non fu chiamata con il suo nome al momento della nascita, ma fu riconosciuta come sopravvissuta all'infanzia e le fu assegnato il nome Vangelia. Cresciuta in una modesta famiglia, suo padre fu coinvolto nell'organizzazione VMRO e in seguito si unì all'esercito bulgaro durante la Prima Guerra Mondiale. Dopo la perdita di sua madre, Baba Vanga fu affidata alle cure dei vicini e degli amici di famiglia. La vita di Baba Vanga subì un drammatico cambiamento quando fu colpita da un tornado e gettata in un campo vicino, subendo gravi lesioni e una progressiva perdita della vista. Nel 1925, fu ammessa in una scuola per persone ipovedenti, dove acquisì la capacità di leggere in Braille, suonare il pianoforte e compiere lavori domestici. Dopo la morte della sua matrigna, tornò a casa per prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Vanga divenne famosa per le sue abilità di guarigione e chiaroveggenza, attirando molte persone in cerca di aiuto per ritrovare i propri cari o scoprire il luogo delle loro morti. Ricevette persino la visita del sovrano bulgaro Boris III. Nel 1942, Baba Vanga sposò Dimitr Guterov, un soldato bulgaro. Dopo il matrimonio, si trasferirono a Petri e divennero famosi per le sue abilità. Dimitr si ammalò e morì nel 1962. Baba Vanga continuò ad essere visitata da importanti figure e persone comuni. Dopo la sua scomparsa nel 1996, la sua residenza divenne addirittura un museo. Prima di passare alle profezie attribuite a Baba Vanga che sono state considerate accuratamente predittive, vorremmo invitarti a unirti alla nostra comunità su Cuore di Cristo Prayers. Condividiamo preghiere, ispirazione e conoscenza spirituale per aiutarti a trovare conforto e guida nella tua vita. Sarà un onore accoglierti tra noi mentre esploriamo insieme il mondo delle profezie e della spiritualità. La previsione della dissoluzione dell'Unione Sovietica è una delle profezie di Baba Vanga che ha attirato molta attenzione e ha contribuito a consolidare la sua fama come sensitiva. Baba Vanga è spesso citata avendo predetto la caduta dell'Unione Sovietica, e la sua supposta capacità di fare questa previsione molto tempo prima dell'evento è stata oggetto di interesse da parte dei sostenitori delle teorie sul paranormale. La storia comune raccontata riguardo a questa previsione sostiene che, durante una lettura per un paziente, Vanga avrebbe predetto che l'Unione Sovietica sarebbe collassata e che la Russia sarebbe emersa come una grande potenza. Si dice che avesse fatto questa previsione negli anni 70 o addirittura prima, quando l'URSS era ancora una superpotenza mondiale apparentemente stabile. Anche la profezia di Baba Vanga riguardo agli attacchi dell'11 settembre 2001 è diventata un punto di grande interesse e discussione. Si afferma che, nel corso di una sua sessione di lettura, Baba Vanga avrebbe dichiarato che gli orrori americani sarebbero iniziati con l'attacco alle due altissime torri di ferro. Questa affermazione è stata interpretata come una previsione degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 al World Trade Center a New York City. Altre profezie attribuite a Baba Vanga che poi si sarebbero realizzate sono il disastro di Chernobyl del 1986, il terremoto e il maremoto dell'Oceano Indiano del 2004.
La morte di Lady Diana in un incidente d'auto e la vittoria del giocatore di scacchi bulgaro Veselin Topalov nel torneo mondiale di scacchi. Cosa aveva previsto Baba Vanga per l'Europa? Baba Vanga, conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, è famosa per le sue profezie che spaziano da eventi naturali a quelli politici. Tra le sue previsioni, si trova un'inquietante visione che prevede una grande guerra musulmana, con l'invasione dell'Europa e l'instaurazione di un califfato musulmano, entro il 2043. La somiglianza tra questa previsione e il conflitto attuale tra Israele e Hamas solleva preoccupazioni sulla possibilità che la profezia di Baba Vanga stia effettivamente prendendo forma. Il 7 ottobre scorso, il mondo ha assistito a un attacco da parte dei gruppi militanti palestinesi, guidati da Hamas, contro Israele, scatenando un'ampia offensiva militare che ha sconvolto l'intera regione. Nonostante le tensioni siano aumentate costantemente dal 2007, l'attacco di Hamas è stato uno dei più audaci nella storia del conflitto. Questa situazione ha sollevato domande sulla profezia di Baba Vanga riguardo a una grande guerra musulmana. Viviamo in un mondo affascinante e misterioso, dove le profezie e le previsioni hanno sempre affascinato l'immaginazione umana. Da Nostradamus a Baba Vanga, molti individui hanno affermato di possedere il dono della chiaroveggenza, capaci di scrutare il futuro e predire eventi importanti. Tuttavia, è fondamentale mantenere un atteggiamento critico quando si tratta di profezie. Un atteggiamento critico non implica necessariamente il cinismo o il rifiuto. Al contrario, significa esaminare attentamente le profezie, valutare la loro coerenza e contesto, e considerare la possibilità di coincidenze. È un modo di pensare che ci protegge dall'ingenuità e dalla cieca accettazione di affermazioni fuori dal comune. Tuttavia, mantenere un atteggiamento aperto è altrettanto importante. La storia ci ha anche mostrato che alcune profezie, sebbene vaghe o oscure in apparenza, hanno poi trovato conferma negli eventi. Questo solleva interrogativi profondi sulla natura della percezione umana e delle intuizioni. Non possiamo ignorare il fatto che ci sono molte cose nel mondo che non comprendiamo appieno, e le profezie possono essere una di esse. Mantenere un atteggiamento aperto significa essere disposti a esplorare il mistero delle profezie, anche se con sana cautela. Significa essere curiosi e riflettere sul significato e l'importanza di queste affermazioni, mentre riconosciamo che non tutte le profezie si avvereranno e che l'interpretazione delle stesse può variare ampiamente. Nel corso di questo viaggio attraverso le profezie di Baba Vanga, abbiamo esplorato un mondo di mistero, speranza e incertezza. Le sue previsioni, spesso vaghe e aperte a molteplici interpretazioni, ci invitano a riflettere sulla natura della chiaroveggenza e delle profezie. La storia di Baba Vanga ci ricorda quanto il potere della fede e della percezione possa influenzare il modo in cui vediamo il mondo. Nel contesto delle sue visioni, la profezia relativa all'Europa e a una possibile grande guerra musulmana ci fa riflettere sulla complessità delle relazioni tra culture, religioni e politica. Ci ricorda l'importanza di cercare la pace e il dialogo, sperando che l'umanità possa evitare conflitti distruttivi. In questo spirito di ricerca e speranza, vi invitiamo a continuare a esplorare il mondo della spiritualità e delle profezie insieme a noi. Iscrivetevi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle prossime scoperte e riflessioni. La conoscenza e la comprensione sono le chiavi per navigare nel mistero del futuro, e insieme possiamo cercare la luce nella profondità delle profezie e delle tradizioni spirituali. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio. Che Dio illumini sempre il vostro cammino.